Buonasera, buonasera e benvenuti a questa diretta del canale AFNI della sezione Marche. Salve, benvenuti. Cominciamo questo incontro che sarà dedicato alla fotografia naturalistica e all'etica della fotografia naturalistica. Mi presento, io mi chiamo Maurizio, sono uno dei coordinatori della sezione AFNI Marche. Stasera faremo due chiacchiere, insieme a me ci sarà Saverio, uno degli altri coordinatori della sezione, e il fotografo Matteo Luciani, che sarà socio AFNI, che sarà ospite di questa chiacchierata, sarà anzi l'elemento centrale di questa chiacchierata. Vi presento subito i miei amici di viaggio, Saverio e Matteo. Buonasera, ciao. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. Vi dicevo, questa è una diretta dedicata alla fotografia naturalistica, all'etica della fotografia naturalistica. Con Matteo affronteremo questi argomenti, cioè come porsi in natura, come andare a fotografare in natura, quali anche consigli pratici, attrezzature, piccoli trucchi, esperienze, racconti e soprattutto immagini, che vivremo con Matteo. Presentazione di Matteo: intanto è schifosamente giovane, in effetti, come vedete, è nato nell'88, per cui è troppo giovane, troppo. Matteo è laureato in ecobiologia, me lo sono scritto proprio per non dimenticarlo. È un fotografo professionista, per cui questo è il suo lavoro e noi lo invidiamo molto. Matteo ha già pubblicato due libri, il primo nel 2017, che si intitola Custodi Erranti, Uomini e Lupi a Confronto. Abbiamo avuto il piacere di averlo, nella sezione Marche a presentarci il libro. È stata anche un'esperienza notevole perché ci ha raccontato tutto quello che quel libro ha significato, e stasera magari ci faremo raccontare piccoli frammenti. E successivamente, nel 2019, per cui l'anno scorso, ha pubblicato un secondo libro, questa volta dedicato agli universi artigiani, e ha anche rivisto l'edizione del libro, Custodi Erranti, il rapporto fra uomo e lupo, che è un rapporto affascinante. Devo dire che le fotografie e il libro meritano assolutamente, di essere letti e guardati. Matteo, a questo punto, cominciamo così. Se vuoi aggiungere qualcosina alla mia presentazione, la No. fotografia è un gioco. Mi sembra di capire che è un gioco, una passione e un modo di espressione. Lascio intanto a te cominciare a descrivere. Allora, intanto ti ringrazio per la presentazione, insomma, della quale sono onorato e anche del giovane, insomma, perché alla fine, insomma, anch'io comincio dopo i 30, insomma, l'età comincia a farsi sentire, No, quindi. no, non dire queste cose, la prego. Non Va bene. dire... Potresti essere mio figlio. Sì, diciamo che ecco, io partirei subito con quello che è l'argomento centrale della serata, un argomento molto delicato che è appunto l'etica nella fotografia naturalistica, che poi oggigiorno secondo me parlare di etica solo ed esclusivamente per uno specifico campo non è che abbia molto senso, nel senso che l'etica è un po' universale, no? E riguarda più o Certo. meno il comportamento, diciamo un comportamento dettato un po' dalla coscienza. Adesso entro un po' in un discorso filosofico, no? Per cercare come dire, fare delle scelte per il benessere, per il bene della società e per il proprio bene, ma collegato poi al bene della società c'è anche chiaramente il contesto ambientale, perché al bene della società, insomma, corrisponde anche una certa visione e rispetto per il contesto ambientale, perché ricordiamoci, noi Assolutamente. facciamo parte e dipendiamo sempre dal contesto ambientale in cui viviamo. Assolutamente. E, faccio una premessa: per me, la fotografia è solo ed esclusivamente un mezzo, quindi non è il fine. E la fotografia mi serve soprattutto come mezzo per magari scrivere articoli, fare dei seminari con l'obiettivo della divulgazione ambientale, quindi diciamo Assolutamente. ha un obiettivo divulgativo. E nello specifico, come accennavi, io mi occupo anche di relazione tra
tra attività umane e contesto ambientale, cioè mi piace creare questo, insomma, studiare questo connubio. Però ecco, la fotografia può essere utilizzata anche per esaltare la bellezza del nostro territorio, ma anche la cultura del nostro territorio, perché spesso a un territorio con una qualità molto elevata corrisponde anche una certa cultura, una certa storia antropologica, no? Infatti, Naturalmente. spesso si dice che quando un territorio, quando un ambiente è degradato, spesso anche dal punto di vista sociale riscontriamo una situazione abbastanza degradata. Quindi ecco qui che va tutto di pari passo, diciamo, è tutto collegato. E quindi ecco, semplicemente per la divulgazione ambientale. E diciamo che viviamo in un periodo, deleterio fondamentalmente per la biodiversità. Basti pensare alla perdita di habitat, al bracconaggio, all'inquinamento. Molti di questi, purtroppo, di questi aspetti, di queste cause, sono appunto causate, scusate la ripetizione, dall'uomo. Quindi, a maggior ragione, noi fotografi naturalisti, ma questo in realtà è un po', diciamo, è un po' indirizzato a tutti, non solo ai fotografi naturalisti, ma a chiunque gli piace l'aria aperta o comunque a chiunque si relaziona con il contesto ambientale. Abbiamo una grande responsabilità. Diciamo che attuando determinati comportamenti in natura, comportamenti etici, possiamo sicuramente dare un nostro contributo appunto per la divulgazione e per il miglioramento da questo punto di vista, ma se non utilizziamo comportamenti adeguati, purtroppo potremmo rientrare in questa famosa lista di minacce, Certo. diciamo, antropiche, perché comunque poi magari avremo modo di vedere durante la chiacchierata, una fotografia non etica può avere delle ripercussioni molto importanti sul singolo individuo, quindi sull'animale, ma anche piante, e sulla popolazione. Quindi Assolutamente. diciamo abbiamo una grande responsabilità. Scusami, su questa cosa, Matteo, la sintonia con AFNI è ovviamente piena, tu sei un socio AFNI. Sai che AFNI è nata come associazione ambientalista che crede nella difesa dell'ambiente attraverso la divulgazione delle bellezze dell'ambiente e come mezzo ha scelto la fotografia per divulgare quello che è l'ambiente. Ovviamente una fotografia che è anche una promessa, no? Nel senso che chi guarda una fotografia fatta da un fotografo AFNI sa che è stata fatta con certi canoni di rispetto dell'ambiente e della foto stessa, perché tu giustamente hai detto che la foto è un mezzo per rappresentare la natura, però è un mezzo che adesso con i mezzi tecnologici può anche essere un artefatto. E secondo me è molto importante invece che la natura venga rappresentata per quello che è esattamente nei suoi comportamenti. Perché altrimenti si stabilisce il fatto che se qualcosa non è reale e falso, non ha valore. E quindi è molto importante, qui ti chiedo anche un'opinione, no? Molto importante che la fotografia che si va a scattare, oltre a essere rispettosa del soggetto che lo fotografa, che vai a fotografare, debba anche essere reale, fatta in condizioni corrette, non alterata, non inventata, non fatta grafica, ma deve rappresentare la natura proprio perché è un modo per far sì che chi la guarda, decida di approfondire la conoscenza e il rispetto. Certo, no, assolutamente, diciamo, noi dobbiamo cercare di riprendere quell'aspetto naturale, prendo ad esempio gli animali, nella loro vita quotidiana, senza interferire in questa vita quotidiana e soprattutto senza costruire in un certo senso la scena, perché Certo. altrimenti, come giustamente dici tu, diventa un artefatto, diventa. E diciamo che prima di poter passare direttamente all'azione, cioè tutto ciò che è la fotografia naturalistica, in questo caso parlo della fotografia faunistica, quindi ad Certo. esempio la fotografia vagante o l'appostamento, è chiaro che ci devono essere degli step. E Naturalmente. per mia esperienza personale, io in realtà
la mia passione per la fotografia non è nata direttamente da prendendo in mano un corpo macchina, diciamo, ma è nata dallo studio in natura, dall'osservazione soprattutto. Infatti con me, insieme ai miei compagni di corso universitari, spesso andavamo in giro, insomma, con delle guide di campo. Ce ne sono tra più svariate, guida agli anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e quant'altro. C'è proprio una casa editrice che si occupa di queste... Matteo, volevo fare una domanda. Allora, praticamente prima di comprare la macchina fotografica è giusto comprarsi una buona conoscenza della natura, giusto? Assolutamente, assolutamente. Bisogna saper guardare ciò che abbiamo intorno, studiarlo, e non solo le guide, ma io consiglio vivamente anche un libro di ecologia. Non serve un libro di fondamenti di ecologia, anche per capire quelli che sono i processi basilari di come funziona un ecosistema, come funziona una rete trofica, e vi assicuro che quando poi cominceremo a studiare tutti questi aspetti, noi vedremo il contesto ambientale in maniera totalmente diversa intorno a noi. Io faccio sempre l'esempio del musicista. È chiaro che il musicista, avendo studiato musica, quando ascolta un brano, quando ascolta una melodia, lui vede le note. Cioè, lui ha una lettura della musica molto, molto diversa rispetto a me, che sono un perfetto ignorante, no? Anche se mi piace la musica. La stessa cosa credo che valga per tutti i campi, come appunto la fotografia naturalistica. Cioè, noi quando abbiamo delle conoscenze, almeno dei principi, è come se la vedessimo in maniera diversa. E in noi si instaura anche un certo senso di appartenenza e di protezione anche in quel luogo. E poi... diciamo diveniamo un po' un tutt'uno, ecco, cioè noi abbiamo l'opportunità di poterci riconnettere, ecco, al contesto ambientale, sempre utilizzando determinati comportamenti, adottando determinati comportamenti, e questa è una grande fortuna, perché io in genere io sento parlare spesso di ambiente e di uomo in maniera distaccata, cioè come se l'ambiente fosse un qualcosa di appunto di distaccato rispetto all'uomo, no? Spesso sentiamo le frasi come proteggiamo l'ambiente, facciamo questo per l'ambiente, per carità, tutto positivo, insomma. Però noi dobbiamo tenere ben presente che l'ambiente, se noi ci siamo o non ci siamo, va comunque avanti lo stesso, la vita continua, e il Covid ce l'ha anche dimostrato questo. Quindi diciamo... va anche meglio. Sì. Quindi diciamo che... La natura va anche meglio. Sì, per certi aspetti andava molto meglio. Comunque, semplicemente gli animali continuavano la loro, gli animali, le piante, insomma, la natura continuava il loro corso, continuavano. Quindi ecco, tutto questo per dire che diciamo dobbiamo un po' interrompere questo binomio, no? Questo tra ambiente e uomo, ma cercare invece di vederci come un tutt'uno, perché appunto non siamo il tutto, ma facciamo parte del tutto. Quindi, come ripeto e dirò sempre, noi dipendiamo e dipenderemo sempre dal contesto ambientale. Tutto ciò che, a partire dal cibo, da tutti i processi ecologici che avvengono, perché un ambiente sano, un ecosistema sano, quindi ad esempio ricco di biodiversità, più è complesso e più sta bene. Quindi in questa biodiversità, in questa rete, ci siamo anche noi. Quindi, secondo me, la fotografia naturalistica deve servirci anche a questo, a comprendere questo. E una volta che abbiamo compreso questo, sicuramente è anche più facile divulgarlo. E... quindi... Però ecco, Matteo, ti faccio un'osservazione, no? Perché purtroppo, non per voler fare sempre quello che dice che la modernità non è bella, no? Però l'avvento della fotografia digitale intanto ha portato più persone a poter disporre di mezzi tecnici per poter fare le foto, e questo secondo me è un bene, perché la possibilità di avere più immagini è sicuramente una cosa positiva. Però c'è un'altra cosa che poi inevitabilmente è indotta dai social, no?
quello di cercare di realizzare le famose fotografie wow, cioè quella che è la fotografia tutte le volte che bisogna pubblicare una foto, è come se la foto dovesse essere della vita. In questo momento intanto dico a chi ci ascolta che se vogliono porre delle domande lo possono fare in chat. La chat la vedo io, per cui sono io che pongo, poi trasmetto le domande a Matteo. Anche le persone che ti hanno salutato, molti ti hanno salutato, ma gli dico che non possono, che tu non puoi vedere i saluti, li vedrai al limite dopo, durante la registrazione, esatto. Però ecco, qui c'è un'osservazione che ha fatto un socio, Alfonso Ianiro, che se non mi ricordo male è del Molise, che appunto sottolinea questa tendenza a fare le foto strepitose, mentre invece è fondamentale fare foto rispettose, che è proprio la distanza quasi siderale fra due modi di comportarsi, no? Fra ricercare la foto che deve avere migliaia di like e forse una foto che è meno bella ma più reale, realistica, e che rappresenta un qualcosa che veramente esiste e non qualcosa che è stato quasi costruito a tavolino. Non so tu cosa mi dici su questa riflessione. Allora, diciamo, secondo me dobbiamo partire da una domanda. Cioè, perché facciamo fotografia? Cioè, certo. Perché vogliamo intraprendere il percorso della fotografia naturalistica? Allora, il mio modesto parere, se la risposta è perché voglio ottenere like su Facebook, sui social, quindi insomma non mi interessa del rispetto per l'animale o basta che tiro fuori quello scatto, secondo me siamo sulla strada sbagliata. Certo. Poi magari insomma avremo modo di dire il perché. E io sono assolutamente d'accordo con quello che dici tu, cioè io personalmente preferisco una foto vera, una foto anche sporca, ad esempio prendendo in considerazione le foto dei lupi, spesso i lupi la maggior parte delle volte si fotografano ad orari crepuscolari, quindi o prima dell'alba o subito dopo il tramonto, quindi è normale che un po' di rumore digitale lo si vede, il ramo che comunque esce fuori dalla scena è normale, però si descrive la scena così com'è. Certo. Tu stai descrivendo comunque la realtà sostanzialmente. Io, per quanto riguarda le foto UO, io sono di un parere. Adesso vedo tantissime foto, siamo sommersi dalle foto, ci sono foto anche bellissime esteticamente, però personalmente, a mio modesto parere, c'è tanta estetica e poco contenuto. Certo. Diciamo che non c'è un filone progettuale. Poi è chiaro che sono punti di vista, io perché sono, essendo abituato a lavorare a progetto, diciamo non mi soffermo sulla foto singola, cioè ho bisogno di vedere un po' tutto il processo, tutta la storia, no? Che conduce certo. Poi a quella foto, comunque di cui fa parte quella foto. E naturalmente la foto UO ci può tranquillamente essere, però la cosa importante è che quella foto sia stata fatta secondo appunto dei comportamenti etici, ad esempio. Poi vi ripeto, questo non riguarda soltanto noi fotografi, ma riguarda chiunque, no? Cose basilari come ad esempio quello di non magari di mantenere una certa distanza, la distanza dal soggetto, e chiaramente la giusta distanza come la si calibra sempre attraverso il discorso della conoscenza, quindi studiando l'animale, e per studiare l'animale però prima dobbiamo osservarlo, dobbiamo quindi studiarlo sui libri, ma anche osservarlo in natura, quindi attraverso l'osservazione tramite ad esempio il cannocchiale, per capire anche quali sono i suoi atteggiamenti di stress, perché magari l'animale mentre siamo lì è stressato e noi non riusciamo a percepire questo stress, quindi non riusciamo a capire se è il caso di rinunciare, non è il caso di rinunciare. E quindi ci devono essere queste norme comportamentali, e poi bisogna anche vedere la situazione. È chiaro che se vedo un'immagine che può essere un'immagine UO, però è un'immagine fatta
in un sito di rendezvous dove è proprio palese che il fotografo sia entrato proprio all'interno del sito di rendezvous, non curante di cosa rappresenti quel sito. Apro una parentesi, il sito di rendezvous è un sito dove i cuccioli di lupo aspettano praticamente gli adulti che tornano dalla caccia, è una sorta di asilo, quindi sono dei siti molto molto delicati. Però purtroppo ci sono dei fotografi che non sono assolutamente disposti, insomma, a rinunciare allo scatto. E io credo che la fotografia naturalistica ci fa anche un altro regalo, ovvero che ci insegna a rinunciare, cioè ci insegna a capire quali sono i nostri limiti. E di fronte a una scena del genere noi dobbiamo rinunciare. E per prima cosa, essendo un sito molto delicato, contattare l'ordine competente. Se ci troviamo in un parco, ad esempio, contattare i guardiaparco, o se siamo fuori da un parco, contattare i carabinieri forestali, di modo che riescano a tenere sotto controllo quella zona. E poi una cosa importante, riconducendomi al discorso dei social, una cosa importante è che quando fotografiamo una specie particolarmente a rischio, non inseriamo il luogo, certo, il luogo dove è stata fotografata quella specie, quell'animale, che può essere animale ma anche piante. E questo perché? Perché purtroppo sui social è tutto un po' virale, quindi dal momento che io dico che quel lupo l'ho fotografato nel posto X, il giorno dopo ci andranno fotografi, ma anche semplici curiosi. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche andarci insomma, persone malintenzionate come bracconieri. Io porto l'esempio della, insomma, c'è stato un periodo in cui la piana di Opi era ormai diventata, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, era, certo, diventato un po' il clou di questo discorso, quindi tutti andavano alla piana di Opi, c'erano macchine in doppia fila, almeno dai racconti, insomma, di chi vive lì, quindi ecco, in questo modo si creano delle situazioni innaturali che possono compromettere notevolmente il comportamento dell'animale, perché tu in questo modo vai a agire attuando un disturbo costante, quindi un disturbo compensativo, e l'animale magari un giorno rimane lì, due giorni riesce ancora a resistere, dopo tre giorni se ne va. Certo. Questo può avere delle ripercussioni deleterie per quell'animale, soprattutto per gli animali territoriali. Basti pensare, insomma, ai lupi stessi, no? Che si spostano magari da un territorio a un altro, che possono incorrere gravi pericoli. Quindi diciamo che adesso io parlo, insomma, e come potete vedere mi perdo nei miei discorsi. È una chiacchierata, è una chiacchierata. In merito a questo argomento, Matteo, c'è appunto una domanda di Matteo, di un altro Matteo. Dice: cosa ne pensi della situazione attuale nel Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise dell'orsa con i quattro cuccioli e la condivisione del luogo con la possibilità di osservarli da lontano? Allora, io penso che allora è importante che la natura venga fatta conoscere attraverso l'ecoturismo. Io conosco insomma persone nel Parco Nazionale d'Abruzzo che sono assolutamente competenti in questo, si occupano di ecoturismo, che non è da confondere col turismo, ovvero quel turismo di massa che appunto tende ad impattare notevolmente su quel tipo d'ambiente, sugli animali. Quindi diciamo che sono d'accordo con l'osservazione da lontano, perché alla fine torniamo al solito discorso, quello della distanza. Anche quando si fanno i monitoraggi dell'orso, le conte dei cuccioli, ogni anno si fanno questi monitoraggi, comunque avvengono da postazione fissa a una notevole distanza. Quindi comunque sia, sono con piccoli gruppi e mantenendo appunto questa distanza, rimanendo sulla rete sentieristica, e è questo quello che fanno, sono assolutamente d'accordo, anche perché in questo modo così si sensibilizzano meglio le persone. Quindi sono... Ti pongo un'altra domanda, Matteo, anche perché nel frattempo arrivano in chat vari commenti.
rifacendo un passo indietro, ci sono due domande, una di Stefano Latini e una di Luca De Siena, che si focalizzano un pochino di più sull'attenzione su quel tuo concetto di foto vera e sporca. Luca ci sottolinea che alla fine però certi concorsi, andando a premiare le foto spettacolari, probabilmente penalizzano le foto sporche. Così come Stefano Latini invece ci fa un'osservazione su quella, come fare a capire se una foto è vera o falsa. Intanto ovviamente mi permetto di far notare a Stefano che dipende dal soggetto fotografato, per cui è chiaro che già persone esperte sono in grado di distinguere se il comportamento dell'animale è un comportamento naturale o indotto. Ma poi ci sono altre situazioni paradossali, no? Abbiamo visto in passato fotografie di animali o soprattutto di insetti che erano collocati in ambienti assolutamente estranei a quelli di cui loro erano rappresentativi. Per cui questo è già banalmente un esempio di fotografia che è falsa, per cui c'è la possibilità di riconoscere. Per cui, tornando un attimo alla domanda sul tuo pensiero, la foto sporca, secondo Luca, forse non riuscirà mai a vincere un concorso, e per cui sono i concorsi stessi che inducono di andare verso una foto presa in un contesto magari perfetto ma costruito, così come appunto sottolineava Stefano. Le due considerazioni? Allora, intanto saluto Luca e Stefano. Allora, riguardo la questione del capire se una foto è reale piuttosto che falsa, questo sicuramente dipende dall'esperienza e dalla conoscenza, come giustamente detto tu. Una foto eclatante che mi ricordo vinse anche un concorso molto importante, il Wildlife Photographer of the Year, di un lupo praticamente addomesticato, chiaramente, che saltava una staccionata. Quella foto vinse, però diciamo, chi ha studiato il lupo, chi ha vissuto il lupo, sa che il lupo è un animale molto economico, e quindi nel senso che tende ad agire con la massima efficacia e il minimo sforzo. Quindi un lupo con quella staccionata dove sotto ci passa tranquillamente, è chiaro che non è che la va a saltare, insomma. Quindi già dal punto di vista comportamentale capisci che quella foto è falsa. Come anche tante foto vicino ai carnai, ad esempio. Cioè quelle foto che vediamo in cui ci sono lupi e orsi che sembrano amici, amici del cuore, che stanno vicini. In realtà quello dipende dal fatto che in quel sito c'è talmente tanta disponibilità alimentare data dall'uomo, insomma, carnai, che diciamo stanno tutti lì, stanno, e quindi si vengono a creare queste situazioni, insomma, di promiscuità, sì, poi che poi diventano virali, vengono strumentalizzate. E poi per quanto riguarda invece come? C'è un supermercato, sono tutti in fila. Sì, proprio così, guarda, è anche peggio. E praticamente, allora, in base a quello invece che diceva Luca, allora io sono sincero, io non partecipo ai concorsi fotografici, quindi non è che me ne intenda molto. Però torniamo al solito discorso. Allora, sicuramente i concorsi hanno bisogno dell'estetica, perché diciamo, magari per possibili mostre, per una sorta di prestigio, anche per dei libri, quindi da una parte è comprensibile. Però, secondo me, torniamo al solito discorso. Se quella foto bellissima viene fatta regolarmente, diciamo, secondo i principi di cui abbiamo parlato, non ci vedo assolutamente nulla di male. Anzi, faccio un plauso al fotografo che l'ha scattata. Probabilmente, secondo me, dipende dal concorso. Ad esempio, ci sono dei concorsi che puntano più sull'estetica, altri invece magari che puntano più sul racconto, quindi hanno un'impostazione un po' più reportagistica. Quindi, secondo me, dipende da concorso a concorso. Ad esempio, appunto il Wildlife Photographer of the Year ha dato adesso da un'impostazione un po' più reportagistica rispetto a prima, insomma, quindi tende più a valorizzare la storia che c'è dietro quello scatto e non solo ed esclusivamente l'estetica. Assolutamente. Qui a questo proposito mi permetto di fare un piccolo inserto pubblicitario
per dire a chi ci ascolta che domenica prossima, sempre su questo canale, avremo la possibilità di fare due chiacchiere con uno dei soci AFNI che cura il concorso di Asferico, concorso internazionale di fotografia naturalistica, e l'argomento della chiacchierata è proprio tesa a illustrare perché il nostro concorso ha certe regole e anche la giuria che percorso fa mentalmente per arrivare poi a dare il primo premio. Giustamente c'erano delle osservazioni di Annalisa Raponi, che giustamente diceva che ci sono fotografi come Marco Colombo che hanno vinto foto, in questo caso il Wildlife Photographer appunto of the Year, con una foto vera e bella. Sì, è esattamente quello che dicevamo prima, cioè non è che non si può fare una foto bella, perché se no si fa un'azione scorretta, tutt'altro. È frutto di una preparazione attenta, anche se vuoi del momento fortunato, di uno scatto particolare, di una situazione che comunque devi essere bravo a esserci, perché le fotografie non si fanno da soli, devi essere bravo ad arrivarci. Così come lo stesso, un altro amico, Paolo Mainardi, sottolinea che la difficoltà del fotografo naturalista non è tanto svegliarsi presto la mattina e andare a fare fotografie in condizioni ambientali anche particolari, e poi magari ne parliamo dal punto di vista anche delle attrezzature, ma la difficoltà è quella di fare il passo indietro, di fare il passo indietro di fronte a una foto che potrebbe fare un danno, e di conseguenza rinunciare alla famosa foto wow che dicevamo prima. Sicuramente è un aspetto. Ti faccio un'altra osservazione, no? Perché adesso, per spostarci anche un pochino di argomento, una delle motivazioni del fotografo naturalista, a mio parere, è anche l'emozione di trovarsi in determinati contesti e di osservare la natura. Cioè, secondo me questo è un aspetto impagabile. Cioè, al di là dello scatto, della foto che vai a scattare, ma essere stato in una situazione di un certo tipo, e qui ti vorrei far vedere una tua foto, perché è un'emozione vivere certi istanti. La foto che ti volevo far vedere è questa, ed è, come dire, l'attimo in cui il soggetto guarda il fotografo, per cui hai l'avvistamento dell'animale e l'animale che ti sta guardando, comunque sta guardando verso il tuo lato. Mi racconti le emozioni? Io le so, perché mi è capitato la fortuna di viverle, ma mi racconti dal tuo punto di vista le emozioni di quegli istanti? Allora, diciamo che intanto, come dici giustamente tu, la cosa importante è, appunto, non è tanto fotografare l'animale quanto sapere che c'è, e quindi già il fatto che c'è crea delle atmosfere particolari, no? intorno a noi. E in questa foto in realtà il capriolo ha sentito il click della macchina fotografica. Però una volta che l'ho scattata, poi lui è tornato insomma a brucare quella rosa canina. E beh, le emozioni sono difficili da poterle appunto descrivere. Sicuramente diciamo trovarsi lì è un po' il discorso che facevo prima, un po' un sentirsi un tutt'uno In quel contesto ambientale, cioè non un estraneo, ma uno spettatore interno, sostanzialmente. E sempre riconducendomi al discorso della distanza, la fotografia da una certa distanza ci permette anche questo, ci permette di goderci meglio l'animale, godercelo in tutti i suoi comportamenti, no? E quindi poter... Questo è un altro esempio. Sì, anche qui, diciamo, qui in realtà non si era accorto di me, semplicemente si stava come grattando, insomma, sul pelo, però ecco, l'ho beccato proprio nella posizione in cui sembra che mi stava guardando. E dicevo praticamente che ecco, la fotografia a distanza ci permette di osservare l'animale nel suo comportamento, e poi questo per gusto personale, ci permette di fotografare l'animale nel suo contesto ambientale, quindi di fare delle foto ambientate che a me personalmente piacciono molto. Io infatti cerco la maggior parte delle mie foto, cerco di ambientarle, insomma, con pochi
non punto, diciamo, a ritrattoni, anche perché non avendo ottiche lunghissime, diciamo, il ritrattone potrebbe diventare, o comunque potrebbe essere, una situazione in cui l'animale si è veramente avvicinato a me, o viceversa. Quindi a me piacciono molto le foto, queste foto, insomma, le foto ambientate, che descrivono sì l'animale, ma tutto ciò che è collegato a quell'animale, la vegetazione, l'habitat in cui si trova, le caratteristiche di quell'ambiente, appunto. Quindi, secondo me, adesso, diciamo, parlare di questo sulle mie foto sembra quasi che sto facendo autopromozione, però, diciamo, ecco, sostanzialmente descrivono la storia di quell'animale, cioè descrivono l'ecologia, e, insomma, l'etologia e la biologia di quell'animale. Quindi sono, personalmente, le preferisco, ecco. Racconta un'immagine così ambientata, logicamente racconta tantissimo rispetto al ritratto, no? Quindi, sì, secondo me sì. Poi giustamente ci sta anche la foto del ritratto, perché comunque il ritratto è sempre evocativo, però chiaramente se devo preferire un lavoro fatto di scatti ambientati piuttosto che un lavoro fatto di solo ritratti, chiaramente preferisco quello degli scatti ambientati, perché dopo un po' magari i ritratti cominciano a diventare anche un po', insomma, almeno sempre a mio modesto parere, dopo un po', diciamo, ti raccontano sempre la stessa cosa, ecco, la stessa storia, sostanzialmente. Poi, secondo me, ci vuole un equilibrio un po' in tutto, ecco, però, ecco, se proprio devo scegliere, preferisco le foto ambientate. Giusto per parlare un po' di tecnica, queste foto che abbiamo visto scorrere, queste tre foto che abbiamo visto scorrere, dal punto di vista squisitamente tecnico, lunghezze focali, tempi, ISO, suggerimenti, considerazioni anche tecniche di un'esperienza che tu fai sul campo? Allora, io come ottica lunga utilizzo un 200-400 F4. E all'occorrenza lo moltiplico con un moltiplicatore 1.4, insomma, per raggiungere più o meno 560 mm, 5.6. Nel caso di quella foto è stata scattata a 400 mm su un sensore full frame. Io utilizzo la D810 della Nikon, che ha un 36 megapixel, e una D800. È stata scattata, se non sbaglio, quella foto a 6400 ISO, perché era appena dopo il tramonto, anche se non sembra che c'è tanta luce, in realtà è stata scattata proprio al crepuscolo. Quindi diciamo che, riconducendoci insomma al discorso della foto sporca, sono foto un po' sporche, perché effettivamente se l'andiamo... Diciamo che stampa non si vede, però certo, se l'andiamo a stampare in un metro di larghezza è chiaro che un po' di grana si vede, però preferisco che sia così piuttosto che appunto una foto costruita, dove appunto c'è una costruzione e dove non viene ripreso l'animale così com'è nella sua realtà, nella sua interezza, ecco. Diciamo che quelle foto così fatte da così lontano, e comunque, come dire, probabilmente era una condizione di appostamento o stavi passeggiando? Appostamento, che poi in realtà l'ultima foto che ho fatto vedere, quella che il capriolo è più piccola, l'ho scattata a 200 mm quella, e, okay. 250, adesso non ricordo bene. Quella invece dove lui si gira, che è un maschio, quell'altro, quella insomma 400 mm. Comunque da appostamenti. Da appostamento, sì, da appostamento. Che poi sempre in quel frangente... è successo anche una, insomma, mi è successa un'esperienza bellissima. Ora apro un attimo questa parentesi. Io in genere per gli appostamenti utilizzo un telo mimetico fatto apposta per i fotografi, che presenta una sorta di mascherina qui con una retina, insomma, una zanzariera, e un altro foro da cui far passare l'obiettivo. In quell'occasione avevo messo anche una rete fogliata. Quindi a un certo punto sento dei passi vicino a me, vicino a quella rete fogliata, e mi ritrovo praticamente un cervo davanti a me, ma a distanza, non esagero a dirlo, a 50 centimetri. Questo cervo si gira
e praticamente mette il naso come appunto per inserirlo nel paraluce, no? Quindi ci siamo ritrovati io e lui così, uno davanti all'altro. Poi ha sentito il mio odore, si è allontanato per un po', erano più cervi, si è allontanato, si è girato verso di me e poi è tornato a pascolare tranquillamente. Proprio, quindi ricordo sempre quella scena con molta. Insomma, è stato un bel incontro inaspettato, perché io non me l'aspettavo sinceramente che questo cervo venisse, insomma, dalla mia destra in questo caso, insomma, mi entrasse proprio nell'obiettivo. Ti serviva un macro in quel caso. Eh beh, Ti sì, sarebbe per potuto riprendere andare. i nemici. Però sì, poi alla fine. Integrato. Sì, pensavo che insomma sarebbero scappati, invece si sono allontanati per un po', si sono girati e poi hanno continuato a pascolare tranquilli, insomma. Quindi un buon Un appostamento, buon una buona appostamento. mimetizzazione, una buona conoscenza dell'ambiente ti permette di fare foto, quindi a distanze ravvicinate, perché in questi casi gli animali logicamente ti si avvicinano, e quindi anche ottenere un comportamento molto naturale dei soggetti. Sì, diciamo in questo caso si erano palesemente accorti di me, però sì, tendenzialmente ecco, Però comunque non cercare di. veloce dell'animale. No, assolutamente, assolutamente. E Hanno poi. riconosciuto, ma non t'hanno visto come una minaccia, voglio dire. Sì, o forse non mi hanno riconosciuto in quanto uomo, forse, magari hanno visto questa forma strana. A forma di cespuglio, però magari non mi hanno riconosciuto in quanto uomo. Però ecco, nel caso di quell'appostamento, come nella maggior parte degli appostamenti, io cerco sempre di mettermi controvento, chiaramente, perché naturalmente gli animali, la maggior parte, soprattutto gli ungulati, hanno Sì, un ma olfatto molto più sviluppato del nostro, un olfatto, un udito, quindi sicuramente se dovessero avvertire, se avessero avvertito il mio odore, sicuramente sarebbero, non dico scappati, però magari andati via, insomma, perché comunque sono abbastanza abituati, ecco, anche ormai ai noi all'odore umano, no? Perché sono stati perseguitati fino a poco tempo fa. E faccio una apro una. un'osservazione, Matteo, perdonami. Quell'appostamento, spiega un po' come lo hai scelto, cioè qual è il processo, perché cioè, banalmente, no, se uno domani mattina dice vorrei cominciare a fare questo tipo di foto, no? Qual è il processo da fare? Cioè proprio dall'inizio che ti dici, ok, d'accordo, in che zona vado? Poi una volta che ho trovato la zona, no, come osservo i segni del territorio, come osservo. E poi dove alla fine mi siedo con quel bel telo mimetico senza due gocce di profumo da evitare e comincio a fare qualche foto. Magari ci arrivo dopo 2 mesi che ho deciso di cominciare a fotografare. Allora, faccio una premessa prima. Queste foto sono state scattate in una riserva, quindi in un'area protetta. Quindi prima di cimentarmi nello studio e nelle fotografie, ho chiesto sempre il permesso Naturalmente. alla riserva, insomma, All'ente gestore. all'ente gestore. E un po' anche per una sorta di collaborazione e poi perché comunque per legge, stando all'interno di un'area protetta, noi non potremmo lasciare la rete sentieristica, cioè Esatto. potremmo incorrere in sanzioni. Quindi diciamo spiegare all'ente cosa vogliamo fare e soprattutto perché vogliamo farlo. Poi magari si vengono a creare anche delle collaborazioni interessanti. Riguardo quello scatto, diciamo mi sono basato soprattutto sulle tracce, quindi insomma, in genere le radure, le piccole radure soprattutto, con degli arbusti, sono ottime per fotografare gli ungulati, ungulati come in questo caso il capriolo e anche il cervo. E quindi ho visto che c'erano, insomma, oltre al tipo di ambiente, che era un ambiente abbastanza idoneo, ho visto che c'erano proprio delle tracce, c'erano le fatte sia di capriolo che di cervo, e oltre al capriolo e al cervo c'erano anche le fatte di lupo. Quindi quello poteva essere un posto ottimale per
insomma, per tutti, per tutte queste specie. Quindi sicuramente, torniamo al solito discorso, serve uno studio, lo studio dell'ambiente in cui vive, generalmente in cui vivono questi animali, e lo studio anche delle tracce che lasciano, ma non solo le tracce, come per esempio possono essere le feci, ma anche gli stessi odori. Spesso, durante alcuni appostamenti che ho fatto al lupo, mi sono appostato in dei luoghi dove magari non c'erano delle vere e proprie fatte, ma c'era una marcatura, attraverso l'urina, quindi è molto odorosa. Poi il lupo rilascia l'odore dell'urina del lupo, è veramente acre, è veramente forte, si riconosce, quindi vuol dire che lì c'è passato. Quindi diciamo c'è, come al solito, c'è bisogno di tanto studio dell'animale, e appunto sapendo che sono molto sensibili dal punto di vista dell'udito e dell'olfatto, appostarsi naturalmente lontani, a una certa distanza. Certo. Ecco, qui secondo me va anche sottolineato, lo fa l'amico Giovanni Spinella, come in realtà questi appostamenti così scelti, più che essere noi che andiamo dagli animali, sono quasi gli animali che vengono da noi, fra virgolette, nel senso che se la scelta è stata fatta in maniera pianificata, corretta, con l'osservazione degli ambienti, è quasi naturale che tu riesci a calarti in un posto, a farne parte, e di conseguenza chi popola quel posto si avvicina non perché viene da te come attirato, ma perché nel suo normale movimento si sente così libero e tranquillo che si avvicina anche nel suo vagare, si potrebbe avvicinare anche alla postazione. Cioè, è l'opposto, no, della fotografia fatta di corsa. Adesso non vorrei fare il solito discorso slow food, fast food, no? Ma sostanzialmente il concetto è che una fotografia lenta permette all'animale di avvicinarsi e non il contrario. Non siamo noi che entriamo di prepotenza nel condominio e entriamo e vogliamo fare le foto, ma se hai scelto bene, pianificato bene, è lui che si avvicina alla postazione che tu ti sei trovato, che ovviamente ha certe caratteristiche. Se ti metti in un posto dove non passa niente, non fotograferai niente, questo è ovvio. Ma se ti metti in un posto che hai osservato essere frequentato, sono quasi loro che arrivano a te. Concordi con questo pensiero? Sì, concordo, sicuramente, insomma, capita anche spesso il fatto che uno pianifica il tutto, almeno pensa di essere sicuro, insomma, di trovare l'animale e poi purtroppo, insomma, si Chiaro. torna a casa e questo succede la maggior parte delle volte. Esatto. Però sì, diciamo, sono d'accordo con chi ha commentato, Giovanni Spinello. con Giovanni. Aggiungendo anche il fatto che sicuramente qui la pazienza gioca un ruolo fondamentale, perché comunque, ecco, un altro ingrediente importante per quanto riguarda la fotografia naturalistica e l'osservazione naturalistica in generale è appunto la pazienza. E la pazienza può essere, c'è chi già ce l'ha di natura, ma può essere anche allenata in un certo senso. Un altro aspetto positivo proprio di questo tipo di attività è che comunque, sempre se fatta in questo modo, ci permette di allenare la pazienza, che poi ce la ritroveremo in tutti i campi della vita sostanzialmente. E Sono poi concordo. ci porta a fare le cose fatte bene, ecco. Fatte bene, perché oggi purtroppo c'è la tendenza assai comune di voler ottenere tutto e subito, di andare veloce, di non essere più così, di non portare più quella dedizione in ciò che si fa, no? Proprio Certo. perché, diciamo, le cose fatte a lungo termine sembrano quasi fatte male, o comunque che non rispettino i tempi di oggi o la velocità di oggi, no? Invece, secondo Assolutamente. me, quando fotografiamo la natura ha dei tempi molto più lenti rispetto ai nostri, rispetto a quelli della nostra società odierna. E anche in quel caso, premesso, è difficilissimo, però dobbiamo cercare, sforzarci di entrare in quei tempi, cioè di adattarci a quei tempi, perché è l'unico modo per poter comprendere ciò che abbiamo intorno, al di là dello scatto, e quindi
a nostra volta, insomma, cercarlo di divulgare. Quindi... Guarda, sottoscrivo il fatto che la pazienza che alleni nella fotografia naturalistica ti sia utile anche nella vita, lo sottoscrivo, firmo, non c'è problema, assolutamente d'accordo. Un'osservazione, c'erano altre osservazioni, altri commenti che facevano l'amico socio Gianni Menta, parliamo di Veneto, mi chiedeva di fare, diciamo, una riflessione su quella che è la fotografia a anfibi, rettili e insetti, quanto questa fotografia sia potenzialmente purtroppo manipolabile e anche poco rispettosa. Tu non mi sembra che vai su questa tipologia di soggetti, per cui, diciamo, magari forse non hai un'esperienza diretta, ma puoi al limite anche esprimere un pensiero che poi è lo stesso che fino adesso abbiamo detto, cioè rispettare i soggetti, anche questi piccoli soggetti, che è più facile da manipolare. La rana è più facile da essere catturata, da essere messa in un acquario di vetro per poter poi fare le fotografie quasi come se fosse un set. Un'altra amica, la Simona Tedesco, ti chiede, a proposito della pazienza, come poi la pazienza in qualche volta non è facile esercitarla in quella che è la fotografia da viaggio, dove inevitabilmente hai dei ritmi che non puoi permetterti questo tipo di fotografia, ma devi, proprio perché stai viaggiando, hai dei ritmi diversi, per cui anche un tuo pensiero rispetto a queste due situazioni, fotografia anfibi rettili e fotografia da viaggio. Allora, riguardo la fotografia degli anfibi, rettili, insetti, valgono, diciamo, più o meno gli stessi principi, nel senso, diciamo che io tendenzialmente cerco di fotografare i miei soggetti così come sono, se li trovo in una certa postazione così come sono, però se proprio devo manipolarli devo insomma adottare delle accortezze. Ad esempio, se parliamo degli anfibi, bisogna stare attenti a non manipolarli con le mani asciutte, ad esempio, perché comunque avendo uno strato di muco sulla loro epidermide, diciamo, se li maneggiamo con le mani asciutte, rischiamo di, appunto, di togliere questo strato di muco e potrebbero rischiare la disidratazione. Certo. Oppure non lavarsi le mani con detergenti a mucchina o quant'altro, insomma, barichina o alcol, prima di maneggiare un anfibio, perché potrebbe essere letale per quell'animale. E poi, se proprio dobbiamo maneggiarli, insomma, bagnarsi le mani chiaramente con acqua semplice, però ecco, se proprio dobbiamo creare una situazione, magari posizionarli, e qui mi riconduco allo studio dell'animale, no? Certo. L'ambiente in cui vive, magari le piante o comunque i micro habitat a cui è associato, alloggiarli o comunque posizionarli in quel tipo di ambiente. Cioè, a me mi è capitato una volta, e questo è veramente incredibile, cioè ho visto una foto su un noto portale di una salamandra che è stata posizionata su una ginestra. Sì. Allora, una ginestra noto posto dove vanno le salamandre. Era tagliata, questa ginestra era tagliata, e io a quel punto mi sono fatto prendere un po' dalla rabbia, perché poi quella foto ha avuto un grande successo. Io ho scritto privatamente all'autore della foto dicendo che, insomma, non è un esempio giusto quello che stava dando. E poi non mi ha risposto, insomma. Gli ho scritto poi pubblicamente, e c'è stato qualcuno, insomma, che probabilmente ha visto l'anomalia che c'era dietro quella foto e ha commentato. Però, ecco, bisogna stare attenti, insomma. E, stessa cosa anche con i rettili. Ma io introdurrei anche una questione delle piante, perché anche le piante, certo. Parlando delle orchidee o di specie particolari che vivono in luoghi particolari, anche lì bisogna fare molta attenzione a dove mettiamo i piedi, al calpestio, perché comunque magari spesso per fotografare un fiore ci sdraiamo, no? La maggior parte, certo, delle volte, comunque siamo parecchio accucciati, quindi insomma, fare attenzione. Anche in questo caso... insomma, non inserire i luoghi, insomma, tutto il discorso di cui abbiamo parlato prima. E, per quanto riguarda il viaggio?
Per quanto riguarda invece la fotografia di viaggio, secondo me è un altro tipo di pazienza, cioè bisogna, in quel caso bisogna essere pazienti nella velocità, cioè nel sopportare quei ritmi, nel sopportare quella come dire, quello stress anche che ti crea, no? Perché comunque sei lì, magari devi cogliere l'attimo, devi cogliere quella situazione, insomma, che può essere sia faunistica ma anche antropologica. Quindi diciamo che, almeno secondo me, la pazienza c'è sempre in quel caso, però essere pazienti nel vivere quella situazione di stress, no? Che poi è una situazione di stress completamente opposta, no? Perché c'è quella d'appostamento, che è appunto stare lì al freddo, al caldo, fermi, immobili, quell'altra invece essere dinamici, essere, insomma, non potersi rilassare, ecco, in un certo senso, no? Quindi... Assolutamente. Ti volevo dire, perché c'è un'osservazione di Elisabetta Mitrovic che dice, che suggerisce ai fotografi naturalisti di portarsi un taccuino e nell'attesa disegnare. E questo potrebbe anche essere un'ottima soluzione. Intanto ti volevo informare che la maggioranza dei nostri interlocutori che ti salutano sono di sesso femminile e salutano solo te, ma questo è evidente per ovvi motivi. Ma al di là di questa piccola invidia banale, poi c'è anche un'osservazione, volevo dire una cosa a Ilaria Gui, che ti chiede se esiste un manifesto dell'etica della fotografia naturalistica. Mi sento di rispondere io dicendo che esiste sul sito afni.org ed è, a mio modesto parere, lo statuto dell'AFNI, quello per cui nasce AFNI, la storia dell'AFNI. Quindi esiste un manifesto della fotografia naturalistica, quello che dovrebbe essere un approccio etico e corretto della fotografia naturalistica. Immagino che tu, da socio AFNI, sei d'accordo con me, ma non potrebbe essere altrimenti, pena lo straccio della tessera, per cui, come dire, è ovvio che devi per forza dire assolutamente la stessa cosa. Io avrei risposto la stessa cosa, cioè avrei detto lo statuto quello dell'AFNI, perché poi mi ricordo che avevate anche pubblicato in collaborazione col Parco Nazionale d'Abruzzo una parte dello statuto riguardo soprattutto la fotografia legata agli orsi, quindi... Esatto. Sì, ha fatto un impegno qualche anno fa anche su... A Penne. Abruzzo, sì. Sì, esatto. No, quello è il manifesto, come dire, il riferimento per la fotografia naturalistica. Intanto qualcuno vedo che risponde anche lui, il manifesto dell'AFNI, e concordo ovviamente pienamente. Giusto per andare avanti, no, volevo farti vedere e commentare, vedere no, perché immagino che la conosci, ma commentare sì, quest'altro tipo di foto, che è una foto invece che, dove i soggetti hanno una loro velocità e movimento, un'interpretazione molto bella, perché dà l'idea non della staticità che vedevamo prima, ma del movimento, no? Saverio è un interprete straordinario delle foto in movimento, cioè quelle che non si vede nulla, sostanzialmente, per cui lui potrebbe fare una tesi di laurea su questo tipo di foto. Per chi lo conosce lo sa perfettamente, gli altri invito a visitare il sito di Saverio, dove potranno vedere che non c'è niente a fuoco, niente, tranne le scritte, quelle sono l'unica cosa che sono a fuoco. A parte questo... Scusami, Saverio. Posso spacciare l'immagine per qualsiasi animale qui? Posso dire che c'era qualsiasi cosa lì? Esatto, lui può raccontare qualunque cosa. No, invece, tornando a questa foto, Matteo, due considerazioni tecniche sulla foto. Allora, la foto è stata scattata con un tempo, se non sbaglio, di un decimo di secondo, o insomma giù di lì, e praticamente ho fissato... Allora, sempre d'appostamento sul cavalletto, e il movimento orizzontale era fisso, quindi non c'era oscillazione verticale, quindi praticamente ho fissato la testa del treppiede e ho semplicemente girato la macchina fotografica seguendo il soggetto, insomma, cercando... Quindi il contrario, era bloccato il movimento verticale e non l'orizzontale. Contrario. Ho detto bloccato orizzontale? Ho sbagliato. Sì, esatto. Ok. E ho seguito semplicemente il soggetto, insomma, cercando di creare, insomma, questo effetto movimento del maschio, in questo caso il cervo, che deve cercare di mantenere e di conquistare il suo harem femminile, che appunto rincorre la povera vittima, insomma, appunto in mezzo a questo harem femminile.
Quindi sì, diciamo le note tecniche sono quelle. Quella foto non è stata scattata con una full frame, ma bensì con una APS-C, una DX, anzi, perché insomma, Una via di mezzo, no, una APS-H. no, APS-C, scusami, perché Ah, Nikon ok. DX però comunque è APS-C, e una D500 che poi ho venduto, insomma, per ritornare al sensore della D800, D810. Da contraltare alla foto di prima, quest'altra foto, che immagino che sia la stessa situazione, questa però è una foto con i canoni del fuoco. Sì, Dal punto questa. di vista tecnico, vedo luce radente, probabilmente dalle tue spalle, se no, forse da sinistra veniva. Sì, da sinistra è stata scattata circa un'ora prima del tramonto. Comunque era, diciamo, essendo la stagione autunnale, la luce è molto più morbida, insomma. E chiaramente il tempo di scatto è molto più veloce. E qui ho voluto dare enfasi proprio alla potenza in questo caso del cervo maschio, che a son di bramito, quindi alzando la voce, è riuscito a conquistare il suo harem femminile, il tanto agognato harem femminile, che gli servirà per portare avanti i suoi geni. Quindi un po' un grido, una sorta di grido, no, per imporsi nel mondo. Quindi l'ho voluta intendere in questo modo, anche da un punto di vista compositivo. Vedi, questa è una cosa anche molto interessante, no? Perché una cosa che viene detta un po' alla fotografia è che congelando il momento non fa sentire i suoni. È vero che chi ha avuto la fortuna di sentire il bramito, questa foto sente il bramito, no? Però credo che anche chi non l'ha sentito, questa foto fa sentire proprio con l'udito qualche cosa. Qui il mio parere è che anche in questo caso la fotografia ha una sua valenza importante, perché ti fa percepire anche come dire, suoni che apparentemente non ci sono nella foto in se stesso. Non so se tu sei d'accordo con questa sensazione mia personale. È vero che adesso le macchine fotografiche ti permetterebbero anche per certi aspetti di fare filmati, no? Non so se tu le usi questa tecnica di fare filmati insieme alle foto. Immagino di sì per documentazione. Sì, però diciamo le sessioni video sono diverse rispetto a quelle fotografiche, nel senso in genere quando parto per fare video non faccio le foto. Nel senso, Chiaro. anche se capita quella situazione che magari è più fotografica rispetto al video, comunque se già parti da casa con l'idea di fare il video, è chiaro che è un'impostazione diversa, un'impostazione molto diversa. Anche come attrezzatura, immagino. Ma l'attrezzatura, allora io utilizzo sempre le reflex per il video, e cambia la testa. In genere quando faccio le foto utilizzo una testa sfera idrostatica, insomma, che per le foto mi va molto bene. E mentre invece per i video utilizzo una testa video che è molto più fluida, cioè, che ti permette di avere appunto immagini fluide che non siano mosse. Quindi è una testa che pesa un po' di più rispetto a quella sfera. Certo. Però sì, diciamo due. E poi riconducendomi al discorso che dicevi del fatto che la fotografia ti fa sentire i suoni, anche quando non te li fa sentire, però comunque ti incuriosisce, cioè ti invoglia poi ad andare a ricercare o comunque a vivere quell'esperienza, no? Perché poi deve essere, credo, anche questo, insomma, il nostro obiettivo, no? Quello di far incuriosire le persone affinché poi riescano a ritrovare questa famosa connessione che purtroppo oggigiorno abbiamo perso per la maggior parte del tempo e nella maggior parte della nostra quotidianità. Quindi sì, aggiungerei anche quest'altro aspetto. A proposito di emozioni, no? Ci sono poi soggetti che sono emozionanti in quanto tali, no? Per cui abbiamo visto alcuni scatti fatti agli ungulati, però a mio modesto parere, quando poi si arriva a questo tipo di scatti, l'emozione è diversa.
come dire, il lupo è un po' un animale mitologico, no? Per i fotografi naturalisti è un qualche cosa di, come dire, inevitabilmente ha un valore diverso. Prima di raccontare la situazione, gli appostamenti, la ricerca, la scena, due parole sull'emozione. Diciamo, è una domanda difficile questa, due parole sull'emozione. Diciamo che, come dire, sono emozioni che non possono essere spiegate a parole, cioè sono un po' delle emozioni, adesso non voglio essere ridondante o comunque pesante, insomma, appunto con le parole, però sono emozioni che riguardano un altro linguaggio, secondo me. Un linguaggio che ha a che fare proprio con il nostro legame, alla terra, alla vita, qualcosa che non può essere descritto con le parole. Posso utilizzare. Ci hai impiegato un libro per raccontare questo rapporto uomo-lupo. Sì, anche se, diciamo, mi rendo conto che non basta, nel senso che, diciamo, le foto sicuramente servono, anche le didascalie rafforzano le foto, però non si riuscirà mai a, come dire, a riportare al 100% il lettore in quella situazione, ecco. Però è normale che sia così, insomma, questo è un po' un invogliare il lettore a poter vivere o provare a vivere queste situazioni, no? Perché comunque è lo scopo, è il nostro scopo, lo scopo della fotografia naturalistica. Però ecco, sicuramente non nel caso di questa foto, ma in altre foto che ho scattato al lupo, talmente è stata grande l'emozione che alcune volte mi sono messo a piangere, ma per come è stata, per come è successa, per come è avvenuta la scena, per come, come dire, è un'esplosione, è veramente un'esplosione, perché poi è molto collegato anche alla nostra vita, a come viviamo la vita, la nostra empatia per la vita stessa, quindi diciamo si arriva a una connessione totale, ecco. E sono soprattutto immagini che immagini non solo fotografiche, ma proprio immagini che resteranno per sempre dentro di noi, cioè ci ricorderemo sempre. Io ci sono situazioni che ricordo ancora in maniera nitidissima, ma non perché ho fatto la foto, anzi forse me le ricordo meglio non guardando la foto, nel senso perché mi ricordo magari anche il movimento, anche la foto è un attimo di tutto quel fluire, ecco. Quindi insomma sono emozioni enormi, insomma, emozioni grandissime. Non fatico a crederci, sempre altra immagine, sempre dei lupi. Dal punto di vista invece squisitamente tecnico, non soltanto tecnico fotografico, ma tecnico comportamentale per arrivare a scattare queste foto. Io mi ricordo qualche anno fa abbiamo avuto a Iesi ospite Bruno D'Amicis che aveva presentato il suo libro di fotografie sul lupo e ci aveva raccontato dei due anni impiegati, due o tre anni, adesso non vorrei sbagliarmi, impiegati a raccogliere tutte quelle foto, a percorrere i boschi abruzzesi per cercare tracce, per cercare appostamenti, di come magari in un mese tirava fuori una foto, cioè per cui di una preparazione straordinaria. Stessi racconti ce li può fare Maurizio Biancarelli, che anche lui frequenta l'Abruzzo, e l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche, e ha fatto foto di lupi. Per cui, più che l'aspetto tecnico, il tele, gli ISO, l'inquadratura, anche se ci hanno chiesto se tu croppi le foto, per cui questa è una domanda che magari se vuoi puoi rispondere, però ecco, dal punto di vista proprio dell'individuazione, perché il lupo non è un animale che si trova facilmente in natura, proprio dal punto di vista dello studio, dell'elaborazione, dell'appostamento di foto così. Allora, intanto
Parlando del lavoro di Bruno, in realtà non sono stati 6 anni il Ah, lavoro di ecco, Bruno. allora mi ricordavo male. Parecchio. Ancora, ancora di più. E riguardo proprio questa foto, poi con Bruno ci siamo confrontati, e questi lupi che vedete probabilmente erano i cuccioli che lui ha ripreso nel suo bellissimo libro Tempo da lupi. E perché, diciamo, con Bruno in un certo senso è come se le nostre strade si fossero incrociate, perché amiamo insomma gli stessi luoghi. E quindi ci siamo, come dire, ci siamo ritrovati a scattare, insomma, in dei luoghi che per noi sono un po' del cuore. Allora, riguardo la questione intanto parto con quella del crop, che è la domanda più veloce. Sì. In alcune foto croppo leggermente, in altre no. Cerco, diciamo, se scatto ad esempio con full frame, cerco di non croppare oltre il formato APS-C, se mi è possibile. Quindi cercando di, essendo la D800 un 36 megapixel, croppando raggiungi un 16 megapixel, che Certo. insomma deve avere comunque un buon file, alcune volte anche di più, puoi anche arrivare a 12 megapixel, che comunque è sempre una bella dimensione. Oltre cerco di non andare. E per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico di quella foto in realtà riguarda tutta una sequenza, diciamo, di altre immagini. Quella foto è stata scattata, se non sbaglio, il tempo vola, ma credo 7 anni fa, credo. E in quell'occasione è stata la prima volta che vidi i lupi, e fu scattata proprio in occasione durante il progetto relativo a Custodi Erranti. E quando ancora non ero sicuro di iniziare questo progetto, quindi è nato un po' tutto per caso. Però ecco, sostanzialmente, diciamo, c'è stata una situazione particolare lì. Insomma, che poi ha portato anche ad altri scatti che mi hanno fatto rendere conto che questa storia potesse diventare un qualcosa di più, potesse essere raccontata per dare un contributo importante in quella che è un po' la nuova sfida, che vede appunto la coesistenza tra i grandi predatori e le attività umane. Nel caso di Custodi Erranti è il lupo e la zootecnia, o i pastori, comunque, in questo caso. Certo, È un argomento ancora molto, molto sentito, tra l'altro. assolutamente. Sempre per farti vedere una cosa, no? Qui il lupo ti guarda. Allora, anche in questo caso il lupo si è girato verso di me perché ha sentito il click della macchina fotografica, ma poi perché non era solo, c'erano anche quegli altri due lupi insieme a lui. Sì. E questa scena sarà durata una mezz'ora buona, nel senso, questo è stato il primo scatto che ho fatto, cioè quando il maschio alfa, quello che vedete in foto, è entrato nella scena, è stato il primo scatto. E apro una parentesi, questa foto è stata scattata veramente con un'attrezzatura pessima, nel senso, con una D80 e un vecchio Nikon 80-400, che non so se ve lo ricordate, ma è un vero e proprio fondo di bottiglia. Cioè, quell'obiettivo mi ha fatto dannare, però lo amo allo stesso tempo, perché poi lo amavo, insomma, perché comunque l'ho venduto. Però ecco, diciamo che con quell'obiettivo poi ho scattato determinate foto, quindi c'è un po' un'affezione in un certo senso. Quindi ecco, chiudo questa parentesi tecnica. Come ti dicevo, insomma, qui probabilmente ha sentito il click della macchina fotografica, però poi sono tornati a fare le loro cose, insomma, sono rimasti lì e guardavano verso valle, perché appunto prima c'era una pecora che loro avevano ucciso, però questa pecora era stata spostata dai pastori su un ramo alto all'incirca 2 metri per i controlli il giorno a venire da parte dei guardiaparco e del veterinario, e quindi erano lì che giravano in cerca di questa pecora, ma chiaramente non l'hanno trovata, hanno trovato qualcun altro. Ottimo. Senti, un'altra domanda che ci viene fatta dall'amico Daniele Valfré, che ti chiede un'opinione sul fototrappolaggio in aree protette. Se possono queste aree
che questa tipologia di scatti e tipologia di diciamo di installazioni creare del disturbo agli animali, agli orsi in particolare, lui chiede. Intanto saluto Daniele e dico che anche un'altra cosa, che Daniele conosce benissimo queste immagini, perché il giorno dopo ci siamo visti, perché lui appunto era guardia parco della riserva di montagna della Duchessa, adesso sta al parco del Gran Paradiso, però insomma conosce bene insomma questa storia. E allora, per rispondere a Daniele, che saluto, diciamo che anche io non sono sincero, non pratico fotovideotrappolaggio, però anche nel fotovideotrappolaggio chiaramente ci servono delle norme comportamentali di un certo tipo. Innanzitutto non lasciare gli odori, perché spesso magari manipolando la scatola all'interno della quale potremmo mettere insomma la macchina fotografica o comunque anche la fototrappola, dobbiamo manipolarla cercando di appunto di avere delle mani il più, dal punto di vista dell'odore, il più sterili possibile, cioè quindi e soprattutto di non lasciare odori intorno a dove appunto posizionavo la macchina, la fototrappola, sempre per il solito discorso, perché gli animali avvertono il nostro odore da molto lontano, e quindi anche se non ci siamo in quel luogo, comunque non si avvicinerebbero lo stesso in quel luogo che potenzialmente potrebbe essere idoneo per quell'animale. E poi un'altra cosa è che bisogna posizionarle in un certo modo, perché ci sono alcuni animali che si accorgono delle fototrappole. Ad esempio, ho visto dei video di volpi e di lupi che si rendono conto della fototrappola, anche dell'orso. C'è un video bellissimo di un orso che addirittura la sistema la fototrappola, cioè, nel senso, questa fototrappola la tocca, diviene storta, poi fa un giretto, ritorna sulla fototrappola, la vede che è storta e la rimette dritta. Questo straordinario. Me l'ha fatto vedere la dottoressa Elisabetta Tosoni del Parco Nazionale d'Abruzzo, che studia da una vita insomma i grandi carnivori, l'orso, il lupo, e insomma quando ho visto questo video, insomma, ho detto no. Anche loro hanno un volto esterno. Sì. Quindi ecco, anche in questo caso comunque servono delle accortezze, e soprattutto bisogna sempre chiedere il permesso. Sempre. Certo, certo. Perché comunque sia, anche se non ci siamo, come se ci fossimo. Certo, assolutamente. Prima vai fuori sentiero, quindi metti queste trappole in posti sensibili, quindi sono a rischio di disturbo. Assolutamente. Sì, anche sul sentiero stesso, perché poi magari noi pensiamo che diciamo gli animali non frequentino i nostri sentieri, no? Ma in realtà i lupi la maggior parte delle volte passano proprio per lungo i sentieri, perché comunque non, insomma, vogliono stare comodi anche loro, no? Spesso i nostri sentieri sono più comodi, quindi tante volte le fototrappole vengono anche posizionate soprattutto sugli incroci dei sentieri, che sono dei punti idonei per la marcatura del lupo. In genere i lupi marcano insomma in queste biforcazioni, marcature territoriali soprattutto. Matteo, volevo dirti una cosa. Intanto siamo quasi arrivati all'ora e mezza di diretta, per cui abbiamo chiacchierato molto, ma ci sarebbe ancora molto da chiacchierare. Tantissimo. Per cui la mia proposta che volevo farti, perché è una cosa che a me ha colpito molto e affascina molto, il rapporto lupo, ambiente, uomo, pastori, come dicevi prima, la zootecnia. È un argomento molto interessante, perché almeno qui nelle Marche, dove vivo io, spessissimo ci sono lanci di notizie di lupi che pare che praticamente questi lupi stanno dappertutto, entrano nei paesi, ammazzano le galline. Cioè c'è un tipo di, come dire, di campagna stampa mirata poi ad ottenere finalmente il permesso di poter sparare, perché tanto alla fine poi l'obiettivo è quello di dire dite ai cacciatori che possiamo sparare, che possono sparare. Per cui mi piacerebbe molto, con la tua disponibilità, che sei sempre gentilissimo, ma ti catturo questa disponibilità in un contesto pubblico, così sei obbligato, mi piacerebbe molto riaverti in una seconda diretta e magari specificatamente sul rapporto uomo-lupo
sul rapporto pastori-lupo, c'è un po' il tuo libro, I Custodi Erranti, che è un libro che io ho, che mi è piaciuto immensamente, e mi ricordo ancora la tua presentazione, è stato veramente molto molto piacevole. Per cui, se sei d'accordo, io ti invito di nuovo a passare un'altra oretta con noi, magari prossimamente, adesso la riprogrammiamo. Intanto avviso gli amici che sotto vanno i riferimenti sia dell'AFNI sia di Matteo, per contattare AFNI o Matteo, approfondire magari delle tematiche se volete. E, per cui ecco, ti volevo strappare la promessa di fare un'altra diretta. Guarda, in questo momento c'è Paolo Mainardi che dice bellissimo, la voglio, per cui non possiamo deludere Paolo. Assolutamente, anzi, ciao Paolo. Assolutamente. E quindi io non so, ho strappato la promessa. Quanto tempo abbiamo ancora? Ma guarda, in teoria noi, come ti dicevo, noi non abbiamo limiti, per cui se tu hai la voglia di fare magari un ulteriore passaggio, un ulteriore tuo ragionamento, lo possiamo fare. Noi queste dirette normalmente le facciamo durare un'ora e mezza, perché visto un po' la come dire, okay. Poi diventano magari, sai, comunque stare fermi, certo. Anche per la loro efficacia, soprattutto perché, ti ripeto, secondo me sono argomenti che meritano di essere approfonditi, per cui magari la prossima volta parleremo del lupo, ma sicuramente ci verrà voglia di parlare di qualcos'altro, per cui... Perché, diciamo, volevo introdurre velocemente il discorso delle esche, che secondo me è un altro discorso molto importante, che riguarda... Sottolinealo, che assolutamente sì. Insomma, cerco di rubarvi al massimo 10 minuti. Vai tranquillo, assolutamente. Un altro problema importante, a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, è appunto la fotografia, dove noi per fotografare l'animale utilizziamo delle esche, quindi per esche intendo carnai o quant'altro. E questo può avere degli impatti deleteri sulla fauna selvatica, sul singolo individuo e anche a livello di popolazione. Ad esempio ci sono alcuni animali, come ad esempio la volpe, il lupo, l'orso, che sono animali culturali. E quindi se si abituano alla presenza umana, o comunque associano il cibo alla presenza umana, loro tenderanno a ricercare anche gli ambienti dove trovare questo cibo. E la maggior parte delle volte questi ambienti sono dei contesti più urbanizzati. Quindi pensiamo ad esempio ai cassonetti dei paesi, oppure alle volpi che... si mettono lungo le strade. Ad esempio c'era una volpe nel Parco Nazionale d'Abruzzo, adesso non so se c'è ancora, che si fingeva morta a bordo strada, così le macchine si fermavano, dopodiché si svegliava, rimediava qualcosa e poi faceva nuovamente questo giochetto. Un'attrice. E questo, diciamo, può essere deleterio, perché comunque gli animali, avvicinandosi ai contesti antropizzati, possono correre dei seri pericoli. Basta pensare alle strade, basti pensare al fatto che potrebbe esserci anche qualche malintenzionato che potrebbe fargli del male, anche i cibi che ingeriscono, perché comunque non sono cibi che trovano in natura, ma sono cibi, diciamo, che potrebbero trasmettergli delle patologie. Certo. E poi il pericolo può anche essere per noi stessi, per l'uomo, perché comunque sono pur sempre animali selvatici e non bisogna mai trattarli come animali disneyani. Quindi anche in questo caso trattarli sempre con rispetto come animali selvatici, non avvicinarsi, quindi mantenere una certa distanza, perché comunque possono succedere degli episodi molto sgradevoli. Ad esempio, nel parco dello Yellowstone, una ragazza che voleva fotografare il bisonte si è avvicinata a 10 metri da questo bisonte, il bisonte l'ha caricata. Certo. È morta questa ragazza. Però, diciamo, di chi è la colpa? Del bisonte o della ragazza che si è avvicinata troppo, sottovalutando un po' la situazione? Quindi diciamo che è molto importante questo, anche perché io credo che è da tanto che non succede, che non avviene un attacco da parte degli orsi, dei lupi, da più di 150 anni. Però io credo che dal momento, se dovesse succedere, questa notizia
finirà su tutti i giornali. E anni e anni di studi, anche di battaglie da parte di ricercatori, di associazioni, di cittadini, verrebbero assolutamente, di sforzi sostanzialmente, verrebbero assolutamente vanificati. E poi un'altra cosa legata alla fotografia, appunto con le esche, diciamo che si è creato tutto un business, specialmente in Nord America, ma anche in Europa, in Finlandia, Slovenia, legato appunto alla fotografia di orsi, minima misura di lupi, ma soprattutto di orsi, con questo approccio. E questo ha degli impatti deleteri sul comportamento dell'orso, perché vediamo che ci sono dei comportamenti anomali, ad esempio orsi maschi che stanno tutti insieme, oppure questo può creare degli impatti notevoli anche sulle femmine con i cuccioli, perché comunque attirate dal cibo le femmine, i cuccioli vengono a contatto con altri maschi, quindi potrebbero esserci casi di infanticidio. E un'altra cosa importante è il fatto che gli animali, essendo costantemente abituati al cibo che noi gli diamo, è come se si dislocassero dal loro contesto ambientale, cioè ogni animale riveste un ruolo. Certo. Facciamo finta che l'ecosistema è un po' un puzzle, no? L'orso ha un tassello molto importante. L'orso lo dobbiamo vedere un po' come l'agricoltore dell'ecosistema, no? Perché è un grande, insomma, disperde i semi di molte essenze vegetali, perché mangia molte bacche, frutti e quant'altro. E, però anche altre funzioni come appunto come spazzino, predatore, eccetera, eccetera. Quindi dal momento che lui e la prole si abituano a cibarsi solo ed esclusivamente nei contesti umani, urbanizzati, e è chiaro che è come se andassimo a togliere quel tassello, certo, con tutte le ripercussioni che ci saranno poi nell'ecosistema. E quindi, a maggior ragione, questo è molto importante. Quindi faccio un appello a chi magari vuole avvicinarsi a questo tipo di esperienze. Se vediamo dei workshop, comunque informiamoci su chi li fa, su come li fa, proprio per non alimentare questo mercato che, appunto, ritorniamo al solito discorso, è deleterio per la fotografia naturalistica, ma soprattutto per l'impatto che crea nelle popolazioni animali. Cioè noi in questo modo diamo il nostro contributo in quella che è la rovina, la distruzione, in un certo senso. Quindi dobbiamo, sicuramente, dopo queste frasi penso che riceverò insulti, insomma, per carità, ci sono anche fotografi che lo fanno per campare, però secondo me qui si tratta di un discorso molto diverso e molto più importante. Ci sono moltissimi altri lavori che uno potrebbe fare. Ma lo potrebbero fare uguale, Matteo. Cioè, il concetto è che tu potresti far fare fotografie belle senza dover fare quelle cose. Cioè, non è che il problema, io capisco che devi garantire di fare un'immagine per poi avere gente che viene da te, però in realtà, se invece riesci a far capire, a promuovere un atteggiamento di far fotografia, ma anche di vivere la fotografia, perché il piacere è anche vivere il tempo e la fotografia, certo. Secondo me, cioè, non è così necessario arrivare a questi estremi, che sono assolutamente impattanti. Concordo pienamente dal mio piccolo, poi tu, come dire, hai sicuramente un punto di vista più ampio per studi e per esperienze, ma concordo pienamente con quello che hai detto, assolutamente, assolutamente. E mi fa notare un amico, Daniele Cermaria, che tu sei giovane e potresti tranquillamente reggere 3 orette. Infatti, Daniele, il problema di diretta. Infatti, Daniele, il problema non è Matteo, ma è quei due sopra che a una certa ora hanno un'età, devono andare a dormire. Cioè, poi, soprattutto Saverio, che lavora, pare. Per cui ha un lavoro impegnativo, per cui è fondamentale, comincia a essere una certa ora e non va oltre i limiti delle 3 ore. Le 3 ore non ce la faremo poi. No, assolutamente, ovviamente si scherza, naturalmente si scherza. Ci sono saluti e complimenti per la trasmissione, tipo proprio
come si fa le trasmissioni radiofoniche, che complimenti per la trasmissione, no? No, ci sono saluti e complimenti che fa sempre piacere. Allora, Matteo, a questo punto ti abbiamo strappato la promessa. Dovremo fare una serata, ci chiedono di confermarla, una serata dedicata ai lupi, alle fotografie al lupo e al rapporto lupo uomo. Ci organizziamo e la facciamo. Volentieri. Poi mi auguro, insomma, che riusciremo anche a organizzarla dal vivo una volta che... Sì, anche se devo dire che questo modo di fare non è male, perché permette comunque di veicolare un messaggio importante, no? Certo. Di avere la possibilità di farlo. Vedo che scorrono ringraziamenti. Ciao Matteo, grande Matteo, ovviamente tutte donne, naturalmente. No, scherzo assolutamente. Noi allora, come AFNI, vi diamo appuntamento a domenica prossima alle 9, parleremo del concorso di Asferico, per cui delle regole del concorso di Asferico, dell'approccio che il concorso vorrebbe avere rispetto alla fotografia naturalistica, quello che prova a esaltare. Precedentemente c'è stata una domanda che ti chiedeva, per cui ti lascio la parola anche per i saluti, che ti chiedeva se tu volevi partecipare, avresti voluto partecipare a un concorso fotografico che faccia foto solo in Italia, per cui sia diretto, come dire, a esaltare gli ambienti italiani. Immagino, tu hai detto che non partecipi a concorsi, anch'io, ma a parte che non avrei assolutamente il titolo per farlo, però partecipo solo a quello di Asferico. Però in linea di massima, l'idea era quella di avere un concorso fotografico che esaltasse l'ambiente italiano, se tu a un concorso così parteciperesti o meno. Ci sono poi tutti i saluti che stanno scorrendo. Diciamo, dipende, nel senso, prima dovrei informarmi su come viene impostato, sugli organizzatori, su qual è l'obiettivo del concorso, insomma ci sono diverse variabili, ecco. Però sì, sembrerebbe una bella idea quello comunque di esaltare gli ambienti italiani, insomma, potrebbe essere interessante. Assolutamente. Allora, appuntamento alla prossima diretta con te, poi sui canali social daremo l'appuntamento. Io ti ringrazio, Matteo, è stato veramente un piacere intanto sì, rivederti e fare questa chiacchierata con te, grazie anche a Saverio della sua presenza, assolutamente. E niente, ringrazio tutti, saluto, siamo stati veramente in tanti collegati e a presto allora per questa seconda puntata e l'appuntamento, dicevo, domenica prossima, sempre alle ore 21. Una buona serata a tutti. Ciao, grazie Matteo, tutti. Ciao Saverio. Ciao Maurizio, ciao Saverio. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao.